qua, emozionato di essere tornato all'aperto, era ora, sto da Dio qua, proprio bene. Allora, oggi prepariamo assieme una torta salata con patate, fagiolini e pesto, quindi ricorda veramente la classica pasta al pesto genovese. Siete pronti a partire? Cominciamo già a cuocere le patate. Anzi, prima le dobbiamo tagliare a cubetti, abbastanza grossi, eh? Mettiamo il sale nell'acqua, il sale fino, mi sono dimenticato di prendere il sale grosso. Ah, volevo farvi vedere quella piastra induzione, così viaggiamo più velocemente rispetto che con il gas. Vai così. Ho già tolto le due estremità ai fagiolini. Adesso attendo 5 minuti e poi li verso assieme alle patate e faccio cuocere il tutto 10 minuti. Abbasso un attimo, sennò qua. Eccoli qua, guardate che colore. Adesso dovremo scolarli bene. Ecco qua, lasciamo un po' intiepidire. Sto recuperando i fagiolini. Questo passaggio in realtà so che è un po' scomodo adesso, però da un lato abbiamo risparmiato tempo perché abbiamo cotto tutte e due le verdure assieme. Anche se le patate sono un po' tutte spiaccicate, ma va benone perché dopo dovranno un po' legarsi assieme. Adesso i fagiolini, qualcuno lo posso tenere per fare una sorta di decorazione magari, tipo a raggio, no? Così, perfetto. Questi qua invece li tagliamo a metà, così. Forse potremo anche fare ancora dei così, dai, perfetto. Anche se non sono tutti uguali, fa niente, è una torta rustica, questa qua. Rimettiamo nella ciotola. Ho qua una mozzarella, la taglio a cubetti. Metto la mia mozzarella che darà la parte filante. Poi pesto, perché sennò che richiamo c'è, no? Preparato a casa. Volendo potreste, è vero, anche comprarlo già pronto, ma se lo fate in casa è molto più buono. Potreste anche usare quello che magari, non so, ne avete preparato un bel po' e l'avete congelato, usate pure quello congelato. Per la ricetta del pesto trovate gli ingredienti e il procedimento qua sotto nell'info box e anche sul blog, ve lo metto anche nel blog, ok? Il procedimento con tutti gli ingredienti. Ne serve circa 100 grammi. Comincio a mescolare. Qui ho un po' di ricotta che lavoro per renderla più morbida, così, e adesso l'aggiungo. Mamma mia, c'è un profumo strabuono. Magari vi potrebbe servire un pizzichino di sale, ma poco, perché comunque in sé tutti gli ingredienti sono salati, perché le verdure le abbiamo cotte in acqua salata, abbiamo il pesto comunque con la sua sapidità, la mozzarella, la ricotta sono, è vero, sono ingredienti delicati, però comunque siamo a posto, per via di sale. Teglia, pasta sfoglia già pronta, questa qua è una teglia da 26 cm di diametro, andrà benone. Le verdure le schiaccerei, ma senza esagerare. Il risultato, vedete quanto è rustico, però secondo me è figo, eh? Potremmo fare una sorta di decorazione, anche se non lo so, quasi quasi, sapete che, boh, li metterei così un po' tutti disordinati, perché non, anche quelle decorazioni troppo regolari io non le amo, forse perché non sono regolare io. Questi due che forse sono troppi, me li mangio così adesso, metto un po' di sale, un goccino di olio e via. E da risparmio è questa come inquadratura. Guardala, nella sua rusticità io la trovo carina, eh? Metto poco pan grattato che gli dà appena quella nota crunchy. Girate un po' i bordi, metto proprio, ma sapete, un goccino appena, perché già nel pesto c'è l'olio, quindi appena appena per non farla seccare in superficie. E adesso andiamo in cucina perché dovremo cuocerla. Facciamo un 190 gradi, modalità statica, per circa 30-40 minuti in base al forno, eh? Sistemiamoci nella parte centrale, perfetto, andiamo. Se vi rendete conto che è arrivata notte, ho speso un sacco di tempo per fare le foto e per fortuna qua un faro che mi illumina l'interna. Sento dei rumori strani, ogni tanto dico boh, meglio muoversi. Facciamo il taglio, anche se in realtà l'ho già fatto appunto per le foto. Vi voglio far vedere la consistenza bella cremosa dentro. Scusatemi.
sia dorata la pasta al pesto combinata poi con le patate e i fagiolini. Questo qua è il vostro piatto. Grazie come sempre per essere stati qua. Tac tac per altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sui contenuti, attivando la campanella. E invece qua c'è il collegamento per il blog per vedere la ricetta scritta. Ragazzi, io vi saluto anche in fretta perché adesso comincia a far freschino, eh? Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Vedete che non si vede quasi più niente. In realtà faccio finta, adesso devo metter via. Ciao.